Ponte sullo stretto di Messina, più che problemi di contrasto alla criminalità, evidenzia soprattutto un modello di intervento nel quale si imbrogliano i cittadini, si afferma che queste opere vengono realizzate con il contributo dei privati, che lo Stato non spende assolutamente nulla. Pagheremo noi, pagheranno i nostri figli e i nostri nipoti, come sta avvenendo con l'alta velocità. Nella realizzazione della sede unica del Comune di Bologna, i cittadini di Bologna nel 2010 dovranno pagare 9,5 milioni di euro per 28 anni. Siamo nello studio di Ivan Cicconi a Bologna. Ivan Cicconi è ingegnere, è un esperto di infrastrutture, di appalti pubblici ed è direttore di Itaca, istituto nazionale a cui partecipano tutte le regioni, istituto per la trasparenza negli appalti e la compatibilità ambientale. Ivan Cicconi è anche presidente del comitato di sorveglianza per la stazione unica appaltante della regione Calabria, quindi ha un osservatorio privilegiato su questioni che interessano tutti i cittadini italiani o dovrebbero interessare i cittadini italiani. Partirei proprio da qui. Ivan Cicconi, ci può dire in cosa consiste questo suo incarico professionale? Occuparsi di appalti in Calabria, diciamo, non deve essere semplice, e viene spontaneo per esempio chiedere una sua opinione su questo ponte sullo stretto di cui si parla da tanti anni e in generale su quelle che sono le vicende degli appalti nel sud Italia, poi ci occuperemo anche del nord. Sì, la stazione unica appaltante della regione Calabria è un'autorità istituita con legge regionale dopo l'assassinio del vicepresidente della regione Fortugno. È stata una risposta del Consiglio regionale della Calabria che all'unanimità ha deciso di istituire questa autorità per gestire tutti gli appalti pubblici, i contratti pubblici della regione e di tutti gli enti e società dipendenti dalla regione, soprattutto quindi le aziende sanitarie, gli ex istituti autonomi case popolari e le società controllate dalla regione Calabria. È un'autorità abbastanza particolare perché oltre a gestire direttamente le procedure di gara, la fase ad evidenza pubblica delle procedure di gara per conto di queste committenze, ha anche il compito di monitorare tutta l'attività dei contratti pubblici nella regione Calabria, essendo sede regionale dell'Osservatorio Nazionale dei Contratti Pubblici, che fa capo appunto all'autorità nazionale per la vigilanza sui contratti pubblici, e oltre a questo svolge anche attività di informazione, formazione e stimolo alla qualificazione di tutte le committenze pubbliche nella regione Calabria. È un'esperienza abbastanza importante, unica nel panorama nazionale ed europeo. È decollata all'inizio del 2009 e con il 1 gennaio del 2010 sarà già a regime per gestire gli appalti, l'osservatorio e fare questa attività di formazione e qualificazione delle committenze pubbliche. Compito non è semplice anche per il contesto solo sociale o produttivo e criminogeno della regione Calabria, ma anche e soprattutto per la storia purtroppo di questo paese, in cui
le amministrazioni pubbliche sono state sostanzialmente occupate dai partiti politici e c'è stato un processo di dequalificazione della capacità dell'amministrazione pubblica di gestire attività, quando non si verificano casi di utilizzo a fini privati o addirittura criminali delle risorse e dell'attività del potere che nel territorio un'amministrazione pubblica esprime. Ponte sullo Stretto, non so. Prima se... del ponte sullo Stretto mi piacerebbe, seguendo questo ragionamento, capire, diciamo, questa autorità, questo comitato di sorveglianza, e così da cittadino verrebbe da chiedersi come può, come dire, avere una incisività positiva ovviamente nella dinamiche degli appalti e di quello di cui ci stava parlando, quando persino la magistratura, in primis viene spontaneo pensare alle indagini dell'ex magistrato Luigi De Magistris, si è scontrata appunto con questo blocco di potere a cui lei faceva cenno e non riuscendo a sbloccare, diciamo, per vie giudiziarie queste vicende, questo problema, e quindi secondo lei quale grado di effettiva capacità di migliorare l'esistente, diciamo, di migliorare lo stato dell'arte può avere questa autorità, che peraltro di cui ci diceva trattasi, diciamo, di un'esperienza abbastanza originale, addirittura sì, nel panorama europeo. Le vicende alle quali faceva riferimento mettono in evidenza una questione fondamentale in questo Paese. La lotta e il contrasto della criminalità organizzata, delle mafie, costituite con vincolo associativo e che operano in maniera diffusa ormai nel nostro paese, possono sopravvivere, vivere, fare affari, perché operano in un contesto nel quale trovano alleanze, complicità o silenzi che consentono alla criminalità organizzata di svolgere la propria attività, non solo quella esplicitamente illegale, traffico di droga o di armi, ma di riciclare il denaro sporco acquisito attraverso queste attività e di svolgere ormai a livello nazionale attività imprenditoriali che possono essere realizzate nella misura in cui trovano complicità, alleanze e silenzi. Si tratta cioè in qualche modo di porre al centro dell'attenzione del nostro Paese quella che l'attività di ricerca del centro di documentazione intitolato a Giuseppe Impastato, presieduto da Umberto Santino, ha definito la borghesia mafiosa, cioè tutte quelle persone, esponenti politici, economici, professionisti, che pur non essendo legati da un vincolo associativo all'organizzazione criminale, grazie all'organizzazione criminale fanno affari e consentono alla criminalità di fare affari. Purtroppo da questo punto di vista c'è anche un buco normativo, nel senso che il concorso esterno in associazione mafiosa, che è il reato con il quale si colpisce le attività di quella che appunto Umberto Santino definisce la borghesia mafiosa, non è un reato codificato dalla norma. È stato in qualche modo definito dalla giurisprudenza, dalle sentenze dei giudici che hanno introdotto, con riferimento ad altre norme del codice penale, oltre a questo reato. Ma è qui il nodo di fondo della
possibilità o meno di contrastare la criminalità. Quindi c'è una responsabilità collettiva che ci chiede. Non c'è dubbio. E i ritardi nelle regioni cosiddette pulite, dove non c'è una presenza territoriale militare della criminalità organizzata, il ritardo maggiore, se vuoi la colpa maggiore, è l'indifferenza e il tentativo di nascondere questa presenza in questa regione. Si ha paura di parlare di mafia, si ha paura non perché la mafia potrebbe colpire chi si interessa di queste questioni, ma si ha paura in maniera sbagliata di compromettere l'immagine di questa regione, e io ho avuto casi frequenti in questi ultimi mesi di invito a conferenze per approfondire questi temi sulla mafia che improvvisamente venivano in qualche modo distetti o non fatti, annullati. In questa regione la mafia c'è. C'è una presenza consistente del clan De Casalesi, vuol dire della Camorra. Stiamo parlando dell'Emilia Romagna. Stiamo parlando ovviamente dell'Emilia Romagna. C'è una presenza consistente in alcune aree di Cosa Nostra, e c'è una presenza altrettanto consistente dell''Ndrangheta. E soprattutto 'Ndrangheta e Camorra operano prevalentemente nel settore delle costruzioni, con infiltrazioni acclarate anche negli appalti pubblici, ma soprattutto in attività immobiliari che consentono molto più facilmente alla criminalità organizzata di riciclare denaro sporco. Allora ripartiamo appunto dalla Calabria, o meglio dallo stretto di Messina, e poi ripercorriamo lo stivale fino appunto all'Emilia Romagna, sì. Magari al nord. Ma il ponte sullo stretto di Messina, più che problemi di contrasto alla criminalità, evidenzia soprattutto un modello di intervento dello Stato cosiddetto post-keynesiano. Un modello di intervento nel quale si imbrogliano i cittadini. Si afferma che queste opere vengono realizzate con il contributo dei privati, che lo Stato non spende assolutamente nulla. Dopodiché il modello di intervento, ormai consolidato e sperimentato ampiamente per realizzare la cosiddetta alta velocità, è un modello nel quale viene affidata la concessione per la gestione e la realizzazione dell'opera a una società di diritto privato, una SPA, però con capitale tutto pubblico. Nel caso del ponte sullo stretto di Messina è lo Stato indirettamente ad essere presente con Italtecna al 100% del Ministero dell'Economia, con ANAS SPA al 100% del Ministero dell'Economia, con RFI al 100% di FS, a sua volta al 100% del Ministero dell'Economia, oltre a quote insignificanti della Regione Calabria e della Regione Sicilia. E ovviamente è questa società di diritto privato che attiverà dei prestiti presso le banche, le quali ovviamente faranno la corsa per prestare soldi a una società di diritto privato, però con capitale tutto pubblico, con soci pubblici che hanno dei patrimoni consistenti e possono rispondere dei prestiti che vengono fatti, mentre le attività operative, la progettazione e l'esecuzione viene fatta dai cosiddetti general contractor. In questo caso l'affidamento è stato ad un raggruppamento di imprese con capofila, guarda caso, Impregilo, la maggiore impresa nazionale. Impregilo, questo raggruppamento, sarà pagato al 100% per tutte le attività che fa, non ha alcuna responsabilità o rischio di gestire l'opera per rientrare dell'investimento. Viene pagato al 100% dal stretto di Messina Spa. Stretto di Messina Spa si indebita attraverso prestiti,
Dopodiché, fra qualche anno, quando Stretto di Messina Spa dovrà iniziare a restituire i soldi alle banche, le entrate del ponte non potranno coprire la rata annuale di restituzione del prestito del capitale oltre agli interessi, e chi ne risponderà ovviamente è lo Stato e i soci pubblici che dovranno pagare. Eppure sono debiti cosiddetti a babbo morto. Sì. L'opera si fa, va avanti, dopo 5-6 anni dalla realizzazione, quando si inizia a restituire i prestiti, emerge nel debito pubblico debiti miliardari che pagheremo noi, pagheranno i nostri figli e i nostri nipoti, come sta avvenendo con l'alta velocità. Questo è molto interessante, anche perché spesso appunto i soggetti pubblici, in questa moda che è diventata anche, diciamo, con una battuta negli ultimi anni, del cosiddetto project financing, esatto, dicono che ormai gli enti pubblici non hanno sufficienti risorse, quindi per comunque continuare a costruire infrastrutture e cose di pubblica utilità, debbono necessariamente collaborare con i privati, per però mantenendo, come dire, un indirizzo, una finalità pubblica. Ma se, come lei ci spiegava, alla fine comunque è il pubblico che fa da garante, diciamo, di eventuali debiti, e questa convenienza da parte degli enti pubblici pare non esserci, non solo, soprattutto non c'è, da parte dei cittadini. Non solo non c'è la convenienza, ma è un costo per i cittadini a volte doppio o triplo del costo che si sarebbe dovuto sostenere con la realizzazione con una normale gara di appalto. È un esempio eclatante, ce l'abbiamo proprio a Bologna, nella capitale della regione Emilia-Romagna, con la realizzazione della sede unica del comune di Bologna in cosiddetto project financing. Diciamo subito, questo ricorso alle terminologie anglosassone è un altro imbroglio. Questa operazione è stata definita di project financing. Nel nostro ordinamento, nelle leggi, nelle norme, nei regolamenti, se un cittadino va a ricercare che cosa significhi, che cosa è dal punto di vista giuridico il project financing, non trova assolutamente nulla. E anche l'uso di questi termini è assolutamente improprio. Ma al di là di questi aspetti, la sede unica del Comune di Bologna, secondo il progetto che è stato affidato al concessionario, al privato, con il cosiddetto project financing, aveva un costo di 70 milioni di euro. Cioè, se il Comune avesse fatto un appalto, avrebbe pagato 70 milioni di euro all'impresa che vinceva l'appalto, probabilmente un po' meno, perché ci sarebbe stato un ribasso. Bene, con questa operazione di cosiddetto project financing, ovviamente il proprietario in questo momento è il concessionario, il raggruppamento di imprese che ha realizzato l'opera, e nel cosiddetto project financing il Comune non ha pagato l'opera, ma pagherà un canone per 28 anni, un canone semestrale che inciderà nel bilancio del Comune, nelle spese correnti. È stato anche un modo per evitare i limiti agli investimenti del patto di stabilità, che in qualche modo vincola i comuni, gli enti locali nella spesa pubblica e nella spesa di investimento in particolare. Bene, questo canone da quest'anno, ovviamente l'operazione di project è servita ai sindaci precedenti, l'ha inaugurata, l'ha avviata Guazzalocca, che si è fatto bello di questa operazione,
l'ha inaugurata praticamente Cofferati grazie all'operazione di Guazzalocca. Oggi però i cittadini di Bologna nel 2010 dovranno pagare 9,5 milioni di euro per il canone del cosiddetto project financing. 9,5 milioni di euro per 28 anni, sono oltre 200 milioni di euro. Questo è il costo che in 28 anni sosterranno i cittadini di Bologna per un'opera che è costata 70 milioni di euro. Perché evidentemente in queste operazioni di project financing il costo del denaro, gli aspetti finanziari sono determinanti e siccome nessuno regala soldi, tantomeno le imprese private, vuol dire chi ci guadagna in queste operazioni sono gli operatori privati, le imprese che realizzano l'opera, le banche che prestano i soldi alle imprese che realizzano l'opera, e chi ci rimettono sono solo ed esclusivamente i cittadini. Si fa bello qualche politico di turno che avvia l'operazione e che scarica sui bilanci futuri del sindaco e dell'amministrazione che verrà oneri verranno pagati da tutti noi. Tenga presente che le operazioni dei cosiddetti derivati analoghe, nelle stime che sono state fatte dall'inchiesta di Report, quelle operazioni hanno un valore di circa 30 miliardi di euro. Bene, grazie ad alcune norme introdotte dal governo Berlusconi nel 2002 sulla definizione della concessione che consente di fare queste operazioni di project financing a debito con il pubblico che paga il 100% del costo dell'opera attraverso operazioni differite nel tempo e che quindi scarica sui bilanci futuri questa attività. Il valore di questi project financing in Italia a partire dal 2002, quando è stata modificata la cosiddetta legge Merloni e in particolare la definizione della concessione, è un valore attualmente intorno ai 140-150 miliardi di euro, il bilancio annuale dello Stato. Problema che di questo valore ce ne accorgeremo fra qualche anno. I cittadini di Bologna iniziano ad accorgersi quest'anno con 9,5 milioni di euro, che è il canone che viene pagato al concessionario che ha realizzato la sede unica di Bologna, e gli altri cittadini dei comuni, delle regioni, delle province che hanno fatto queste operazioni se ne accorgeranno nei prossimi anni. E quindi diciamo qui in questo caso stiamo parlando di situazioni assolutamente legali dal punto di vista formale, discutibili dal punto di vista concreto, oggettivo, della loro incisività nella vita dei cittadini. Facciamo un passaggio ulteriore, perché al di là di un problema di sistema, ci sono poi alcune piccole, grandi degenerazioni e alcune situazioni che richiederebbero un'attenzione da parte del pubblico e in particolare anche dell'opinione pubblica, non solo delle istituzioni. Dopo la recente approvazione del cosiddetto scudo fiscale, per esempio, che proprio ieri è stato prorogato fino alla prossima primavera, e l'altra proposta, che è quella di mettere in vendita i beni confiscati alla mafia, qualche preoccupazione c'è. E si ricomincia, se non altro, proprio anche alla luce di questi provvedimenti, a parlare del rischio o della presenza di infiltrazioni mafiose, per l'appunto, come dicevamo all'inizio, anche al nord. Da questo punto di vista mi vengono in mente due esempi che mi è capitato di incontrare nelle poche cronache, soprattutto su internet, che si occupano di queste cose. Una riguarda il gruppo Biancamano, ovvero sia
questa società, questo gruppo che fa parte, fa capo ai fratelli Pizzimbone, imprenditori in qualche modo, diciamo, vicini al senatore Dell'Utri, e che questo gruppo si occupa di smaltimento di rifiuti e recentemente, tornando appunto all'Emilia Romagna, ha acquisito il ramo servizi ambientali di Manutencoop, che è un ramo molto importante di questa storica cooperativa, che è un colosso in questo settore. Inoltre c'è un'altra vicenda che lei conosce molto bene, di cui si è occupato, e lo scorso 23 ottobre infatti sul quotidiano Il Fatto è uscito un articolo di Marco Lillo in cui si denunciava l'esistenza di rapporti societari tra ERA SPA, ovvero sia appunto la multi utility che gestisce l'energia, l'acqua e i rifiuti dei cittadini emiliano-romagnoli e non solo, e un'altra società legata in qualche modo alla famiglia Cosentino, cioè al senatore Nicola Cosentino, che è stato recentemente, diciamo così, salvato dal Parlamento dalla richiesta di arresto per concorso esterno in associazione camorristica. Lei si è documentato molto su questo aspetto e quindi le chiederei, peraltro ha dichiarato nel chiedere conto, come dire, nel chiedere un intervento al Comune di Bologna, in generale agli enti locali, e ha dichiarato di vergognarsi in qualche modo di essere un cittadino bolognese del Emiliano Romagnolo, quindi le chiederei che cosa c'è dietro queste società, questi rapporti complicati per il comune cittadino anche da capire, e qual è il motivo di questa vergogna. Quello che mi indigna, per ritornare al contrasto della criminalità, è il silenzio più totale e vergognoso di tutte le istituzioni di questa regione. Non c'è stata una parola del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, del mio Sindaco di Bologna, ma non c'è stata alcuna parola di alcun esponente politico significativo di queste istituzioni che abbia in qualche modo chiesto di chiarire alcuni aspetti oscuri di questa vicenda. Alcuni partiti di recente, di fronte ad alcune sollecitazioni, se non ricordo male, hanno in qualche modo chiesto al sindaco di verificare meglio qual è la situazione, ma ci racconti pure, sì, per chi non conosce la vicenda. Purtroppo, con questa sinistra allo sbando, i piccoli partitini, tanto per non fare nomi, Verdi, Comunisti Italiani, Italia dei Valori, sotto altri aspetti, eccetera, eccetera, per garantirsi un posto probabilmente nel listino della regione, sono in totale silenzio, se non addirittura esprimono consenso ad alcune iniziative insignificanti, per esempio del sindaco del Bono. Io mi pongo una domanda. ERA SPA, la cosiddetta multi-utility nella quale sono soci tutte le istituzioni più importanti di questa regione, di una determinata area, da Ferrara fino a Rimini. Una società di questo gruppo fa affari con soggetti assolutamente sconosciuti. Una società che opera in un territorio controllato dal clan camorristico più pericoloso della Camorra, perché quello che oltre a controllare quel territorio è presente in un settore specifico, quello delle costruzioni, in Italia e in Emilia Romagna. Si riferisce al clan dei Casalesi. Al clan dei Casalesi, proprio
2 o 3 giorni fa a Parma c'è stata un'operazione importante, molti arresti di esponenti che facevano capo a una famiglia, alle dirette dipendenze della famiglia Madonia, Cosa Nostra, e come è noto la pericolosità dei casalesi deriva anche dal fatto del legame forte, quasi organico, che ha con Cosa Nostra il clan dei casalesi. Quando Saviano scrisse il libro e denunciò, evidenziò che Parma era uno dei centri di presenza delle mafie in Emilia Romagna, il prefetto di quella città ebbe il coraggio di sparare a zero contro Saviano, dicendo che raccontava delle storie. Nel giro di 2 giorni a Parma ci sono stati una decina di arresti di pezzi da 90 della criminalità. Bene, ritornando ad Eraspa, quello che mi indigna è il fatto del silenzio su una società che è nelle indagini dei magistrati che hanno chiesto l'arresto del sottosegretario Cosentino, e in questa società partecipata con partecipata da Era Spa indirettamente con Era Com Mediterranea al 100% di Era Spa, questa società ha il 50% del capitale coperto da segreto fiduciario. Nel consiglio di amministrazione c'è il fratello di Cosentino, Giuliano Cosentino, del sottosegretario, che per ben 2 volte ha avuto nel passato il rifiuto del certificato antimafia per le sue imprese, ma quello che è ben più grave è che il capitale della società che partecipa ad Eracom Mediterranea è coperto da segreto fiduciario, e a nessuno viene il sospetto, il dubbio che dentro questa società ci possa essere anche addirittura direttamente la Camorra, per l'area nella quale opera, per il modo come è stata costituita, per il modo come è stata costituita Calenia Spa, un'altra società in questo caso partecipata direttamente da Era Spa al 15%, che fa affari con quest'altra società e che gestisce la famosa centrale di Turbogas di Sparanise. Territorio, ripeto, controllato dal clan camorristico più pericoloso e sanguinario della Camorra. Non solo, ma questa società, partecipata direttamente da Era Spa, è una società, nel sito di Era Spa si dice Svizzera EGL, che detiene l'85% del capitale. In realtà non è una società svizzera, probabilmente dentro ci saranno degli svizzeri, ma ha sede a Lussemburgo, in un paradiso fiscale. Io ho il dubbio che il collegio sindacale di Era Spa, il consiglio di amministrazione di Era Spa, pletorico e superpagato, sappia chi sono i soci effettivi, chi detiene il capitale di EGL con sede a Lussemburgo. Quindi stiamo nella stessa identica condizione di Era Com Mediterranea. Non solo, ma ci sono altre società del gruppo, la 6 Spa e la 7 Spa, controllate da un'altra società estera, della quale ho il dubbio che il collegio sindacale di Era Spa e il consiglio di amministrazione pletorico di Era Spa e superpagato
sappia chi sono i soci effettivi, chi detiene in ultima istanza il capitale di queste società. E tantomeno lo sanno i cittadini che pagano le bollette. Tantomeno lo sanno i cittadini e non sanno perché Eraspa deve partecipare a queste società, perché ci sono norme e sentenze della Corte Costituzionale che impediscono a queste società che hanno in affidamento diretto servizi pubblici senza alcuna gara, senza competizione. Una di queste è per esempio la legge Bersani, l'articolo 13 del decreto chiamato Lenzuolata, poi convertito in legge, sulla quale è incappata anche la stessa Eraspa. C'è una sentenza della Corte Costituzionale che ha respinto il ricorso di Era Luce SRL, che ha partecipato ad una gara per l'affidamento del servizio luce nel comune di Nuoro. La società privata che aveva partecipato alla stessa gara, vinta da Era Luce SRL in raggruppamento con altre imprese, è ricorsa su questa gara e il tribunale, vuol dire, ha sancito l'annullamento di quell'affidamento. Era Luce è ricorsa alla Corte, al Consiglio di Stato, e la sua richiesta è stata respinta. Ovviamente ha pagato per la partecipazione alla gara, ha pagato le spese processuali e questi sono costi che sono ricaduti sui cittadini di Bologna per attività illegittime, sancite come illegittime dal Tribunale e dal Consiglio di Stato. Ma lo stesso si può dire per 6 SPA e 7 SPA. In questi casi non c'è un ricorso di nessuno, nel campo amministrativo e civile non c'è l'azione obbligatoria del magistrato, in questi casi la legittimità si verifica nelle sedi che verificano la legittimità dei comportamenti, se c'è un soggetto interessato che ricorre avverso determinati comportamenti o decisioni di altri. E in questi casi ovviamente negli interessi ricorsi di qualcuno non ci sono state, ma questo non toglie che la partecipazione di Eraspa a 6 SPA e 7 SPA con gruppi sconosciuti e per attività che nulla hanno a che fare con i servizi pubblici che deve gestire nei territori dove i comuni hanno affidato questa attività trattativa privata in affidamento diretto senza alcuna gara, queste illegittimità secondo me sussistono e gran parte dell'attività di Eraspa purtroppo hanno queste caratteristiche. E la rete dei cittadini che in qualche modo stanno denunciando queste questioni stanno approfondendo tutto questo e quantomeno nell'arco di qualche mese, per l'attività che la rete ecologista e le diverse associazioni, comitati di cittadini dell'area emiliana e romagnola che si riconoscono in questa attività, nel giro di qualche mese produrranno un'informazione che purtroppo gli amministratori pubblici non conoscono, non hanno fatto assolutamente nulla per conoscere e hanno affidato ad Eraspa, che oggi è un gruppo di 52 aziende direttamente controllate o partecipate, con affari che non sono più assolutamente sotto controllo. Gli amministratori dei comuni, soci di questa società, nel confronto che hanno con i cittadini non ne sanno mezza. Io ho avuto un colloquio, non faccio il nome per correttezza, con un amministratore di Eraspa, che ho incontrato casualmente, e sul caso Cosentino di Eracom Mediterranea la risposta è stata: ma non è colpa di Eraspa, Eraspa non c'entra niente perché
l'ha ereditata da Amispa, cioè l'azienda municipalizzata del comune di Imola che è stata incorporata all'interno del gruppo Eraspa. E questo è un amministratore di Eraspa retribuito con 100.000 euro all'anno, partecipa per la verità a tutte le riunioni, ma alle 12 riunioni, se non avesse partecipato nel 2008, avrebbe percepito ugualmente 100.000 euro. E la giustificazione è che l'ha fatta l'AMI e non è colpa di Eraspa. Eraspa acquisisce, e il Consiglio di amministrazione autorizza tutto, una società che ha il 50% di capitale coperto da segreto fiduciario e che opera nel territorio del clan dei Casalesi. Questi sono gli amministratori di Eraspa. Si figuri il livello di conoscenza e di consapevolezza di queste questioni che hanno gli amministratori dei comuni soci di Eraspa. E soprattutto i cittadini, a maggior ragione. E i cittadini che sono totalmente ignari. Con i servizi che si sono dequalificati, le tasse o le tariffe che sono aumentate in questi ultimi anni, ma che soprattutto non c'è più nessun controllo pubblico dell'attività di manager, amministratori che vanno per conto loro, fanno affari fine a se stessi, e che di fronte ad una vicenda di questo tipo non dicono assolutamente nulla. Il presidente di Eraspa, che si permette di dire siamo in attesa degli sviluppi societari, nel momento in cui emerge che ha una società con un'altra società che ha capitale coperto da segreto fiduciario, questa società sicuramente ha imbrogliato qualche amministrazione pubblica, perché qualche autorizzazione all'attività l'ha avuta, qualche rapporto con qualche pubblica amministrazione per vendere l'energia l'ha avuta e ha tenuto nascosto il fatto che ha capitale coperto da segreto fiduciario. E le amministrazioni pubbliche per qualsiasi attività, appalti, concessioni, autorizzazioni, non possono dare autorizzazioni, forniture o appalti a società che hanno capitale coperto da segreto fiduciario. Ma tornando agli aspetti più, diciamo, che riguardano appunto le cosiddette infiltrazioni mafiose o eventuali infiltrazioni mafiose, ma mi pare di capire, come dire, che la realtà sia un po', dovrebbe essere sotto gli occhi di tutti, diciamo, se l'informazione in generale facesse il suo dovere, mi viene spontaneo pensare a una cosa, cioè in attesa che le istituzioni e i cittadini si mobilitino, si documentino e agiscano, e di fronte a questo genere di problemi, come mai nessuno ha pensato, per esempio, di interpellare la direzione distrettuale antimafia rispetto, come dire, alla verifica di queste questioni, peraltro sollevate anche da qualche quotidiano. Insomma, siamo un paese dove c'è l'obbligatorietà dell'azione penale per il momento. Sì, infatti la cosa sconcertante è anche questa, e ci fa ritornare al punto iniziale della borghesia mafiosa, cioè di chi collude, fa affari o resta in silenzio rispetto all'attività della criminalità organizzata. E purtroppo in questo dobbiamo mettere anche l'informazione. Io ho fatto alcune domande al sindaco del Bono, sono state riprese dalla stampa, un quotidiano si è permesso di dire che nelle domande c'erano diverse imprecisioni, e nel sottotitolo del titolo generale, in un occhiello, si diceva gravi imprecisioni nelle mie domande. Che sarebbero? Sono 10 domande fatte sul caso. No, che sarebbero le imprecisioni che le sono state? Ho chiesto al giornale quali erano le imprecisioni,
mi hanno risposto dicendo che si sono sbagliati su una domanda, avevano capito male perché la frase era contorta. Quindi non c'era alcuna imprecisione. Ho chiesto che venisse rettificato. A 10 giorni da questa richiesta ancora non c'è stata nessuna rettifica. E siccome nell'occhiello si diceva gravi imprecisioni al plurale, e siccome io non sono un esponente politico, ma sono un professionista, presidente di un'autorità che si occupa di queste questioni, io considero questa affermazione non solo offensiva, ma oltraggiosa. E se questo giornale, questo quotidiano, non rettificherà, si beccherà anche una causa civile per danni dovrà rimborsare il danno che mi è stato causato. Sulla vicenda specifica, la richiesta alla direzione investigativa antimafia, se non lo faranno le istituzioni come non lo hanno fatto fino ad oggi, lo faranno i cittadini. Nella rete che sta costruendo la vertenza ERA, sicuramente ci sarà questa richiesta alla direzione investigativa antimafia, ma è probabile che ci sarà anche un esposto all'autorità antitrust per il mancato rispetto della legge Bersani da parte di Eraspa e un esposto all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, perché anche su questo fronte Eraspa e le società controllate hanno comportamenti a volte comunque censurabili. Di recente il tema della cosiddetta privatizzazione dell'acqua è tornato un po' all'attenzione dell'opinione pubblica in seguito al decreto 135, e rispetto al quale, per esempio, proprio pochi giorni fa la Regione Piemonte ha preso posizione in senso contrario a questa iniziativa. Ecco, questa questione della privatizzazione dell'acqua, a volte anche nelle dichiarazioni che si leggono, che si ascoltano, appare un po' confusa. E ci può chiarire meglio la questione e soprattutto spiegare ai cittadini se davvero c'è il rischio che l'acqua del loro rubinetto, diciamo, diventi meno sicura? Sicuramente quello che ci ha raccontato fino ad ora non ci tranquillizza rispetto a chi avrà, come dire, in gestione l'acqua pubblica. Sì, il decreto 135, l'articolo 15, convertito purtroppo in legge recentemente dal Parlamento, ha avuto solo il merito di porre all'attenzione dell'opinione pubblica appunto la questione della privatizzazione dei servizi di pubblica autorità. Ovviamente la colpa non è di questo articolo 15, è un processo che parte da lontano. Il fatto che lo abbia fatto un governo, il governo Berlusconi, con questi comportamenti, con voti di fiducia e quant'altro, ha fatto risvegliare in parte dell'opposizione un'attenzione a questi temi. Problema è che questo processo parte da lontano e purtroppo in Emilia Romagna siamo già messi in condizioni decisamente peggiori di quelle che saranno determinate dall'articolo 15 in altri contesti. Io ho trovato, non mi viene un altro termine, semplicemente ridicolo, un ordine del giorno, presumo non approvato dall'Assemblea legislativa, presentato al Consiglio regionale da diversi consiglieri che fanno capo a Rifondazione, Comunisti Italiani, Verdi, Italia dei Valori e Sinistra Democratica, e cioè la cosiddetta sinistra di questo paese. Quale protesta questo ordine del giorno contro questo articolo 15 che introdurrebbe la privatizzazione dell'acqua? Ma soprattutto sottolinea il fatto che la Regione
è intervenuta nel passato a contrastare questi processi di privatizzazione. Io non so se queste persone vivono sulle nuvole o sono consapevoli di scrivere, mettere in un ordine al giorno delle balle semplicemente clamorose. In Emilia Romagna, ed era Spa è emblematico, non solo è stata privatizzata, affidata la gestione dell'acqua a una società di diritto privato, ma per quotare in borsa era Spa, per capitalizzarla e avere successo nell'operazione di borsa, è stata conferita la proprietà delle reti dell'acqua e del gas, oltre che alle infrastrutture, gli impianti di incenerimento piuttosto che di spaltimento dei rifiuti, ad ERA SPA. E la situazione devastante dell'articolo 15 non è la privatizzazione dell'acqua, è il fatto che quell'articolo impone ad ERA SPA, ai soci pubblici di ERA SPA, di ridurre la loro partecipazione sotto il 30%. E quindi in Emilia Romagna, a differenza di altri territori dove non hanno fatto questa operazione, i quali, in base a questo articolo 15, dovranno puramente e semplicemente fare delle gare per affidare la gestione del servizio e quindi probabilmente ottenere anche delle condizioni dal mercato dei gestori dei servizi, mantenendo la proprietà delle reti, nel caso dell'Emilia Romagna di ERA SPA, tutti i comuni hanno conferito la proprietà. E se la proprietà di ERA SPA, nella vendita che i soci pubblici dovranno fare delle loro quote, un privato, un gruppo di privati si organizzano per controllare un pacchetto di maggioranza di ERA SPA, noi non solo abbiamo privatizzato la gestione del servizio dell'acqua, come probabilmente avverrà in altri contesti, ma abbiamo affidato a una società di diritto privato, controllata da privati, la proprietà delle reti e delle infrastrutture, che impedirà oggettivamente qualsiasi possibilità di competizione di mercato e darà il monopolio a questo privato, che gli consentirà di imporre quello che vuole ai comuni e ai cittadini di questo territorio. Quindi la cosa semplicemente ridicola è che molto spesso di queste questioni si parla senza avere alcuna consapevolezza di quello che si dice. È il caso della sinistra, che è in regione rappresentata nelle istituzioni, di questo ordine del giorno è assolutamente emblematico. Ripeto, non ho altra definizione che se non definire ridicolo questo ordine del giorno, e probabilmente questo assolutamente, probabilmente per interessi personali, per avere qualche certezza alle prossime elezioni, ma penso che sia soprattutto per pura e semplice ignoranza di questi temi. Mi viene da pensare che, da quello che ci ha raccontato in questa intervista, che ci sia, come dire, un problema di fondo che riguarda un po' tutte queste situazioni di rapporti tra pubblico e privato e i rapporti tra, diciamo, politica ed economia, e che è quello di questo sistema delle nomine, ovvero sia i criteri, diciamo, le regole, quando ci sono, che stabiliscono la presenza di soggetti all'interno di consigli di amministrazione, di società partecipate, di società con capitale pubblico e vari enti in cui, diciamo, la professionalità, quantomeno, se non la meritocrazia di cui spesso si parla,
sembra latitare, cioè sembra passato un secolo dalla pubblicazione del libro La casta di Rizzo e Stella, quando se non altro per un periodo si cominciò a parlare di costi della politica, di abolizione delle province, per fare un esempio, dell'abbassamento, del ricambio generazionale, dell'abbassamento di questa età media delle classi dirigenti. Sono passati 2 anni e mi pare dalle sue parole che la situazione si sia aggravata, non sia certo migliorata. Cioè la casta è ancora... Non solo si è aggravata, ma questo problema del sistema delle nomine è al centro di un problema più generale, che è il nodo di fondo di questo paese. Noi abbiamo avuto un periodo nel quale il ricorso alla società civile era diventata la parola d'ordine, nel 92-93, quando è esplosa Tangentopoli, grazie alle indagini di Mani Pulite. Mani Pulite interveniva su un sistema molto semplice e regolato da alcuni comportamenti, da alcuni prassi. Noi avevamo un sistema dei partiti forte e un sistema delle imprese. Il rapporto era con contratti pubblici, appalti, forniture e quant'altro, di due soggetti nettamente separati. I partiti che governavano le istituzioni con i propri amministratori, le imprese che partecipavano. In un sistema di relazione chiaro determinato dalle norme. Per oliare, alimentare questa relazione era necessario in maniera occulta un transito di denaro, la mazzetta, dalla cupola degli imprenditori alla cupola dei partiti. E i partiti imponevano determinati comportamenti. Chi sono stati colpiti sono stati soprattutto i tesorieri dei partiti nazionali. Sono stati tutti colpiti, inquisiti o condannati, compreso Greganti, il quale ebbe il coraggio del maggior silenzio rispetto ad altri. Il sistema, la corruzione continua, si dice, in maniera bipartisan, ma è cambiata in maniera radicale. E al centro, diciamo, del sistema di relazione fra imprese che non sanno cos'è il mercato da tempo, partiti che non hanno più nessun rapporto con la società, vivono solo ed esclusivamente dentro le istituzioni, non fanno più tesseramenti, non raccolgono dei finanziamenti occulti, non hanno più bisogno di finanziamenti occulti, hanno occupato le istituzioni, vivono solo ed esclusivamente dentro le istituzioni, non hanno più bisogno del circolo, della sede territoriale, pagando l'affitto o dare quant'altro. Vivono nelle istituzioni, nei regolamenti delle province, del comune, della regione. Questo qui è stato codificato. Si possono costituire gruppi comunque anche di un consigliere regionale, ha diritto ad avere la stanza 2-3 quantificata in relazione alla consistenza del gruppo, ha diritto ad avere un assistente, ha diritto ad utilizzare fax, posta e quant'altro, e l'attività politica viene svolta attraverso le istituzioni. Dramma che oltre a questa occupazione dei comuni, delle province, delle regioni, delle associazioni dei comuni, delle comunità montane e quant'altro, nella quale i partiti inesistenti nella società e senza alcuna organizzazione democratica o regola definita, fanno carne di porco già delle risorse di queste istituzioni, ma il fenomeno più consistente esploso dal 92 ad oggi è l'esplosione, la nascita di società miste,
società di diritto privato partecipate o controllate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dai soggetti pubblici. Noi stiamo parlando, giustamente, nel libro La Casta si sottolineava i privilegi dei parlamentari o degli 8.000 sindaci. Noi stiamo parlando, purtroppo dati precisi ancora non ce ne sono, di circa 15.000 società di diritto privato controllate dallo Stato, dalle regioni, dai comuni e dagli enti locali. Allora, se la casta sono gli 8.000 sindaci, che cosa sono 15.000 presidenti nominati senza alcuna elezione, voto, spartiti da questa partitocrazia inesistente nella società e che vive solo e fa carne di porco delle risorse nelle istituzioni? 15.000 presidenti, 15.000 consigli di amministrazione, era SPA, 15 consiglieri cosiddetti indipendenti a 100.000 euro all'anno per 12 riunioni all'anno. E da questo punto di vista nelle società miste si intrecciano gli affari con il mondo privato e si intercambiano i ruoli. Il tecnico in fedele che prima garantiva la transazione occulta fra la cupola dei partiti e la cupola delle imprese, oggi magari entra in politica o viene nominato nella società. Lo stesso il sindaco in scadenza che magari nel proprio comune si costituisce la sua SPA e alla fine del mandato dei 10 anni dovrà fare il presidente o addirittura il direttore della società, l'imprenditore che partecipa al 20-30% dentro nel consiglio di amministrazione, che può scambiare affari e fare affari con questa società, come sta avvenendo nell'area dei Casalesi con Calenia SPA ed Era Mediterranea SRL, e per cui l'esigenza delle mazzette della transazione occulta non esiste più. Cioè, diciamo che la casta si è costituito un suo ufficio collocamento. Certo, non solo. In un contesto giuridico nel quale nel nostro paese ancora non è stata recepita la direttiva europea che ci impone di introdurre il reato di corruzione nel rapporto fra privati. Noi questa norma ancora non ce l'abbiamo e la possibilità di contestare il reato di corruzione in queste società di diritto privato non affidatari di servizi pubblici o di autorità pubbliche è praticamente impossibile. E quindi con queste società, oltre a intrallazzare, far affari, intercambiare ruoli, imprenditore, politico, tecnico, infedele, hanno risolto anche il problema dell'unico reato che ha consentito di smantellare Tangentopoli, il reato di corruzione. Grazie Ivan Cicconi, e ci rivedremo probabilmente quando ci saranno alcune novità, in particolare su Era, che ci annunciava che tra qualche mese, diciamo, questa rete di cittadini cercherà di supplire alle lacune, come dire, della politica.